Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del sito vox.eu.org, cioè del CEPR, Center for Economic Policy Research, che è un'istituzione meritevole e meritoria britannica, che ha sede in UK, e credo che adesso abbiano anche una sede in Francia, a Parigi. E questo articolo è intitolato Nation Building a New E-Book, ed è una sintesi. Appunto di un ebook che è stato pubblicato sempre dal CEPR che ha come tema appunto il nation building. Gli autori sono Dominic Rohner e Caterina Zurawskaja dell'articolo del 3 marzo 2023. Cosa dicono gli autori? Dicono che ci sono centinaia di milioni di persone nel mondo che soffrono a causa delle difficoltà e delle insicurezze di vivere in uno stato che sono praticamente falliti, però ecco, diciamo adesso, dicono gli autori, ci sono molti dati, c'è una certa esperienza empirica su quello che può essere considerato, quelle che sono le evidenze, diciamo, di ciò che funziona e ciò che non funziona in termini appunto del nation building. Sostanzialmente, gli autori appunto hanno proposto in questo ebook una serie di elementi che consentono, diciamo, di individuare e soprattutto classificare le varie tipologie di stati in base a principi di segregazione, e di polarizzazione, e in base a questi elementi proporre anche delle strategie che possono essere utili per l'attività di nation building. Certamente è difficile questa attività, ci sono molte problematiche, e gli autori dicono: in fondo c'è sempre la tentazione, quando ci si domanda quale dovrebbe essere lo stato migliore, di andare indietro nel tempo e andare a trovare, diciamo, il pensiero classico di alcuni appunto filosofi come Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Però ecco, diciamo che per fortuna oggi, diciamo, ci sono anche dei dati che possono essere utilizzati e delle mappe cognitive che possono aiutare in questa attività di nation building. La prima cosa da considerare, dicono gli autori, è che le motivazioni che spingono i paesi a intraprendere dei percorsi di nation building sono molto diverse tra di loro, e sostanzialmente ci sono molti fattori esterni ed interni che possono avere un impatto appunto effettivo in termini di nation building. Certamente ci sono però due macro fattori: la polarizzazione e la segregazione. La polarizzazione riflette il fatto che c'è molto antagonismo all'interno della società, e l'alta polarizzazione significa che ci sono pochi gruppi di potere. In modo particolare, la polarizzazione è massima quando ci sono due gruppi di potere che appunto sono presenti in un certo stato. La segregazione invece fa riferimento al fatto che i rappresentanti dei diversi gruppi di potere vivono in aree separate della stessa nazione. Quindi polarizzazione è che ci sono più gruppi, segregazione è che questi gruppi separati vivono anche in aree separate. In modo particolare la segregazione raggiunge gli altissimi livelli quando c'è molto la popolazione divisa in regioni che però al loro interno sono molto omogenee. E la segregazione invece è bassa quando la diversità della polarizzazione si distribuisce in una popolazione che è presente in varie parti della nazione. Gli autori presentano questo grafico, praticamente un grafico dove sull'asse delle X c'è polarization, quindi la polarizzazione divisa in bassa, media e alta. Vediamo la polarizzazione, la divisione dei gruppi di potere in dei gruppi di potere. E invece sull'asse delle ascisse, delle ordinate, c'è segregazione, anche qui distinte tra loro, medium e high. Ripetiamo, la segregazione
e la distribuzione dei gruppi di potere differenziati all'interno di una certa di aree che sono diverse tra di loro. Che dicono gli autori, alla fine la prima, diciamo, cosa, il caso più facile è quello costituito da gruppi dove c'è bassa polarizzazione e bassa segregazione. Dicono gli autori, in questo caso il nation building è praticamente facilissimo, perché noi abbiamo persone che praticamente sono uguali, che vivono nella stessa area e che quindi, diciamo, facilmente danno origine a delle nazioni. Qual è il rischio, però, dicono gli autori, in questo caso di grande omogeneità, sia culturale, politica, linguistica ed anche geografica? Il rischio è quello di creare dei gruppi che siano eccessivamente orientati nei confronti del nazionalismo, ovvero che possono creare degli stati aggressivi. E questo è stato il caso della Germania, dell'Italia, del Giappone, dell'Austria, che appunto prima di diventare stati fascisti e nazisti nel 1930-40 avevano al loro interno una popolazione molto omogenea distribuita su una medesima area geografica. Quindi in questi casi è facile il nation building, però è anche molto probabile che si vengano a creare le condizioni per una degenerazione nazionalistica, quello che gli autori chiamano aggressive nationalism, nazionalismo aggressivo. C'è un altro caso, diciamo quello di paesi, diciamo, che hanno un alto grado, diciamo, di segregazione. In questo caso un alto grado di segregazione sta a significare sostanzialmente che diciamo, si tratta di paesi che, diciamo, hanno dei problemi perché la popolazione al proprio interno non solo è diversificata, però vive anche in aree che sono diversificate. È difficile nel caso di paesi che hanno un'alta segregazione l'attività di nation building. Dicono gli autori, ci sono dei casi in cui questa attività è fallita, per esempio è fallita in Unione Sovietica, è fallita in Jugoslavia. Però ci sono casi anche in cui questa attività ha funzionato, nonostante appunto la segregazione, c'è la presenza di gruppi etnolinguistici che vivono all'interno di un medesimo stato, però in regioni separate dal punto di vista geografico. Ci sono dei casi in cui questo ha funzionato, come nel caso della Svizzera, come nel caso dell'Irlanda del Nord, della Spagna, e così via. Però, diciamo, in questi casi, probabilmente dicono gli autori, l'attività di passare dall'alta segregazione al nation building ha funzionato grazie alla presenza di, diciamo, regimi sostanzialmente democratici, diciamo che invece in altri casi dove ci sono dei regimi non democratici è molto più complesso creare appunto questo passaggio dall'alta segregazione ad una struttura di nation building. Ovviamente, diciamo, ci sono anche casi, casi cosiddetti di melting pot, dove praticamente c'è una media alta polarizzazione ed una medio bassa segregazione, che significa che ci sono dei gruppi di potere diversi tra di loro, però questi gruppi di potere non vivono in aree completamente separate, e allora in questi casi, diciamo, in un qualche modo è possibile creare, diciamo, il nation building attraverso diciamo, una serie, diciamo, di strumenti, come per esempio agire attraverso l'educazione, dare spazio alla politica identitaria, facendo proprie le diversità diciamo, etnolinguistiche, e dare, diciamo, un senso di nazione pur esistendo diversità. Per esempio, in questo contesto entrano gli USA, Argentina, la Francia, l'India, la Cina, la Giordania, il Brasile,
sono paesi, l'Ucraina anche, quindi dove c'è una diversità, però non c'è molta segregazione, quindi sono praticamente delle popolazioni diverse dal punto di vista etnolinguistico che vivono sostanzialmente nella stessa area, e quindi in questo caso il nation building avviene creando le condizioni per un'identità comune, agendo attraverso le istituzioni pubbliche, attraverso l'educazione e così via. Ovviamente, diciamo, gli autori da questo libro mettono in evidenza alcune lezioni, dicono l'autore. Ci sono cinque macro, diciamo, lezioni. La prima è che la democrazia è l'elemento base per un nation building che sia sostenibile e pacifico. Ovviamente, diciamo, non tutti, ovviamente, i paesi che si affacciano al nation building sono democratici. E questo potrebbe essere un motivo per cui fallisce il nation building. Per esempio, in Afghanistan l'attività di nation building è fallita perché, dicono gli autori, quel paese non era un paese democratico. Ci sono poi altri, diciamo, strumenti per ridurre la litigiosità tra i gruppi sociali, per promuovere una società basata sul melting pot, ovvero una sorta di equità orizzontale e diciamo una serie di sicurezze sociali. Inoltre, dove c'è molta polarizzazione e bassa segregazione, quindi dove una popolazione diversificata vive nella stessa area, bisogna puntare molto sull'educazione, sulla, diciamo, l'idea di una comune identità. Ripetiamo, questo è anche il caso degli Stati Uniti. Però dove c'è moltissima segregazione, cioè dove quindi gruppi politici diversi, diciamo gruppi di potere diversi, vivono effettivamente in aree geografiche diverse, allora in questo caso la soluzione del federalismo è quella necessaria, come è accaduto per esempio nel caso anche diciamo della Svizzera, della Spagna e così via. L'intervento unitario, diciamo, non è che sia proprio qualcosa di efficace, infatti dicono gli autori ci sono molti rischi e molte probabilità di fallimento, però diciamo se questi interventi avvengono sotto l'egida dell'ONU potrebbero essere anche utili a una creazione di un'identità nazionale nella fase successiva al conflitto. Cosa possiamo dire di questo articolo? Ovviamente questo articolo è una sintesi di un libro, questo libro si chiama appunto Nation Building: Big Lesson from Successes and Failures. E ovviamente, diciamo qui, però, cioè, diciamo, è vero che gli autori fanno questa mappa cognitiva per andare appunto ad individuare quelle che sono le varie casistiche, però diciamo che il concetto di nazione è un concetto, diciamo, un po' ottocentesco, diciamo, l'idea di nazione fa riferimento al grande periodo del risorgimento europeo, dove appunto nacquero tutta una serie di movimenti nazionalistici che avevano l'idea di un fondamento etnolinguistico. Ecco, probabilmente qui gli autori sbagliano quando cercano di proporre l'idea di nazioni multietnolinguistiche. Se noi guardiamo a come è stato sviluppato il modello di nazione nell'Ottocento, perché quello è l'unico modello, diciamo, disponibile, non c'è effettivamente nessuna distinzione tra la presenza di una nazione e la presenza di un gruppo etnolinguistico. Potremmo dire che il gruppo etnolinguistico è la nazione. Diverso invece la concezione di Stato, gli autori non fanno questa distinzione. Lo Stato può essere multinazionale e multietnolinguistico, certamente sì, però è un'altra dimensione, non è una dimensione della nazione, è appunto una dimensione dello Stato. Ora, che stati possono avere al proprio interno più nazioni, diciamo, è accaduto tante volte, per esempio l'impero austro-ungarico è uno stato multietnico, l'impero britannico pure, gli Stati Uniti sono uno stato multietnico, molti paesi diciamo, legati
al mondo anglosassone sono paesi multietnici, anche alcuni paesi europei stanno diventando paesi multietnici. Questo che significa che in quegli stati iniziano ad esistere più nazioni, in stati che diventano multinazionali, diciamo, proprio diciamo, caratterizzati da questa dimensione. Quindi, diciamo, nella realtà è vero, c'è il caso della Svizzera, c'è il caso della Spagna, c'è il caso del federalismo. Sì, però comunque sia, per esempio nel caso della Spagna è vero che c'erano delle differenze, però c'erano anche molti elementi in comune. Per esempio la Spagna si è liberata faticosamente da una dominazione e ha fondato, diciamo, la propria unità più che altro sulla diversità rispetto ai nemici piuttosto che sull'identità delle parti costitutive. Quindi anche il federalismo deve avere un collante significativo per poter essere proposto come nazione. Però ecco, su questo credo che non ci siano molti dubbi, cioè il fatto che la nazione sia una dimensione etnolinguistica è un fatto, diciamo, che deve essere considerato, però forse su questo gli autori un po' sbagliano quando dicono che ci possono essere nazioni con altri livelli di polarizzazione e segregazione. Sostanzialmente no, diciamo. In quel caso ci sono più nazioni che condividono uno Stato. Per esempio, se noi prendiamo l'India prima della divisione col Pakistan, c'era in India praticamente più nazioni. Perché c'erano i pakistani che avevano una struttura etnolinguistica religiosa e gli indiani che ne avevano un'altra. Quindi diciamo, oh, con questo non voglio dire che non possono esistere degli stati multietnolinguistici, però sono due cose diverse. Cioè, una cosa è la nazione, che la nazione ha una uniformità di carattere etnolinguistico, e un'altra cosa è lo stato nel quale per accidenti storici o motivazioni forzose, vi sono invece più nazioni, come negli Stati Uniti. Stati Uniti, guardiamo la composizione demografica degli Stati Uniti, oggi vediamo che la componente latinoamericana inizia a diventare sempre più rilevante e diciamo, latinoamericani sono una nazione dentro gli Stati Uniti, perché hanno una loro specificità etnolinguistica, che poi questo, diciamo, come dire, lo Stato degli Stati Uniti riesca attraverso, come dicono giustamente gli autori, con l'educazione, con le istituzioni, con i messaggi positivi di convivenza, a creare una, diciamo, società multietnica, questa è un'altra cosa però. Cioè una società multietnica dove però ci sono diverse nazioni, perché quelle sono persone che hanno una dimensione etnico-linguistica, diciamo, diversificata. Ora, diciamo, più che nation building, quello più che, diciamo, promozionare il nation building, quello che bisogna evitare è il nation destroying, cioè bisogna evitare che vi siano delle nazioni che vengano distrutte. Ovviamente il pensiero va facilmente all'Ucraina. Gli autori considerano l'Ucraina come un paese che ha un livello medio-alto di segregazione, di polarizzazione e un livello medio-basso di segregazione. Cioè, quindi gli autori dicono che in Ucraina ci sono più gruppi di potere, però questi vivono nello stesso più o meno territorio. Come potrebbe essere in questo caso la soluzione? O diciamo, agire con una struttura, diciamo, unitaria, che però deve essere pacifica. Anche in questo caso gli aspetti democratici sono importanti, gli autori fanno bene a sottolineare questo elemento, però la democrazia deve essere partecipata, non si può imporre a persone che non vogliono riconoscere. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi militari di peacekeeping, certamente, se noi pensiamo al caso dell'Italia, l'Italia è stata prodotta da un intervento militare sostenuto da nazioni estere. C'è sempre una guerra, diciamo, alla nascita di una nazione, perché magari un popolo si vuole liberare o perché magari un popolo viene unificato, però poi quella condizione di forza che genera quella dimensione nazionale deve persistere. Deve continuare, altrimenti poi si sgretola lo Stato, come è accaduto nel caso della Jugoslavia,
come è accaduto nel caso dell'Unione Sovietica. Ma voglio ripetere, diciamo, credo che gli autori sbaglino, cioè perché sbaglino, diciamo, confondano l'attività di nation building con l'attività di state building. Nation building, lo ripetiamo, nazione è un gruppo etnolinguistico omogeneo. Su questo non c'è dubbio. La nazione è un gruppo etnolinguistico omogeneo. E tutto il risorgimento europeo è basato su questa idea che ogni gruppo etnolinguistico omogeneo, costituente una nazione, avrebbe dovuto avere un proprio Stato. Quindi sono stati che sono anche nazioni perché insistono su una popolazione che è, diciamo, da un punto di vista etnolinguistico omogenea. Diverso è il caso dello state building, cioè quando si vogliono costituire degli stati in aree dove magari c'è eterogeneità etnolinguistica e quindi idealmente la presenza di più nazioni. Si può fare? Certamente sì, è un rischio, ovviamente sì, e infatti non funziona, in molti casi, se, sicuramente non funziona se quegli stati non sono anche democrazie. E anche quando funziona, come per esempio nel caso degli Stati Uniti, non è che non ci siano dei problemi identitari che vengono fuori. E vengono fuori violentemente, si pensi per esempio alle condizioni degli afroamericani, alla condizione dei latinoamericani, alla condizione degli immigrati di origine europea che ormai sono praticamente una minoranza quasi negli Stati Uniti. E quindi quello che accadrà negli Stati Uniti nel futuro dipenderà moltissimo dagli immigrati latinoamericani e sempre meno dagli immigrati europei. Quindi è molto, o anche dagli immigrati asiatici, che danno un enorme contributo, soprattutto in termini di valore, all'economia e alle istituzioni degli Stati Uniti. Quindi quello che saranno gli Stati Uniti nel futuro è molto difficile da definire proprio perché c'è una, come dire, una dimensione etnica che è variabile e che porterà sicuramente ad un maggiore interessamento da parte degli Stati Uniti nei confronti delle questioni della Sud America o dell'America Centrale, e nei confronti del mondo del Pacifico, e probabilmente ci sarà un minore interesse nei confronti del mondo, diciamo, europeo e dell'asse atlantico, perché semplicemente la popolazione degli Stati Uniti chiederà agli statunitensi, agli Stati Uniti provenienti da quei popoli, di interessarsi a quelle politiche di carattere internazionale. Lo stesso per quanto riguarda l'Europa. I paesi europei dove sta diventando molto presente la popolazione di origine islamica musulmana proveniente dal Medio Oriente, dalla Turchia e dall'altro lato, paesi dove sta diventando molto rilevante la popolazione proveniente dal Centro Africa, certamente questi paesi avranno già delle linee di politica internazionale che sono già definite dalla loro stessa popolazione. Quindi non è un fatto gratuito, diciamo, che esiste un certo gruppo etnolinguistico all'interno di uno Stato che precedentemente era uno Stato-nazione e poi diventa uno Stato diciamo, caratterizzato da una presenza di pluralità di nazioni, quindi uno Stato multietnico. Niente di male in questo, ripetiamo, però ecco, poi gli Stati multietnici devono veramente agire, su questo sono d'accordo con gli autori, forzando, diciamo, la dimensione dell'unità attraverso un insieme, diciamo, di elementi che sono appunto culturali, legali, di diritto, economici, possono essere addirittura degli incentivi, o cose esterne, diciamo, che comunque devono in un qualche modo incontrare l'individualità valoriale dei gruppi che costituiscono queste nuove, diciamo, dimensioni. Però ecco, gli autori hanno anche ragione su un'altra cosa, che la probabilità di successo di quello che gli autori chiamano nation building, che però sarebbe meglio chiamare state building, sono inversamente proporzionali al grado di autarchia. Se il grado di autarchia cresce, la possibilità di fare nation building o state building è veramente molto bassa.